categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto del lavoro contratti di agenzia. E prima di andare a vedere chi è il vincitore, leggiamo la motivazione. Per la professionalità, la schiettezza e la deontologia che portano lo studio a risolvere anche i casi più complessi, per la gestione del lavoro in modo serio e puntuale e per la grande sensibilità verso i problemi e le difficoltà dei clienti. The winner is Studio Legale Fasano. E collegate con noi, adesso le vedremo subito, l'avvocato Angela Maria Fasano, avvocato senior dello studio legale Fasano. Eccole qui, le vediamo tutte, l'avvocato Stefania Fasano, l'avvocato Valentina D'Aleo e l'avvocato Floriana Giocondo. Bentrovate a tutte e quattro. Grazie, è un grande piacere avervi con me in questa edizione degli Awards. E io chiederei subito un commento a caldo, magari ad Angela. Siamo molto emozionate stasera, però devo dire che con lo staff e quindi con questo gruppo posso soltanto dire che è un momento da ricordare, soprattutto per il periodo buio e nero che stiamo attraversando, questo del Covid, che però in relazione a questo lavoro di squadra che abbiamo portato avanti e mai mollato, non ha, diciamo, abbassato la guardia dello studio. Quindi posso soltanto ringraziare Floriana, Stefania, Valentina, per l'ottimo lavoro che hanno portato e che stanno, diciamo, portando al nostro studio professionale e per questi importanti risultati. Questo per noi è come un sogno, perché il diritto del lavoro è la materia che trattiamo maggiormente all'interno del nostro studio professionale. Lo trattiamo appunto con una punta di passione, ma soprattutto con una punta di cuore, perché il diritto del lavoro è quel bene vita che rispetto ad altre branche del diritto vanno a toccare direttamente l'uomo, la persona. Capiamoci, rendiamo conto quanto sia delicato mettersi nei panni di quella persona che sovente si viene a rivolgere a noi per risolvere un problema. Quindi non è sempre facile rapportarsi con queste tipologie di cause, sono cause di licenziamento, di mobbing, cause inerenti al diritto scolastico dove tanti docenti hanno subito delle vessazioni. E quindi nel diritto del lavoro c'è quell'essere umano, quell'essere uomo che rispetto appunto a quelle altre branche merita una forma di tutela non soltanto giuridica ma soprattutto morale, perché ovviamente la gente deve essere toccata, accarezzata con serietà e professionalità. Ed oggi questo risultato, che premia sicuramente i nostri sacrifici, perché sono più tanti, nottate sui libri, sui fascicoli, la possibilità di non stare sempre con le nostre famiglie, perché sappiamo che la libera professione sicuramente è molto impegnativa, soprattutto per uno staff al femminile. Ecco, noi oggi possiamo dire che grazie, diciamo, al nostro lavoro, Studio Legale Fasano è femmina e si può fregiare di questo importante riconoscimento. Siamo veramente onorate e continueremo a dare il meglio di noi sempre per la tutela migliore dei nostri clienti, perché per noi il cliente viene sempre al primo posto ed è quella spinta giuridica e psicologica che ci permetterà di fare sempre meglio. Avvocato, quello che lei dice, quello che voi dite, perché poi lei è la portavoce, ma insomma queste parole avrebbero potuto dirle anche le altre colleghe, si riaggancia alla motivazione che abbiamo letto prima, quindi abbiamo letto sensibilità verso i problemi delle persone e poi vabbè il tema del lavoro, e quindi entrambe le cose che soprattutto in questo contesto, in questo momento attuale, diventano ancora più rilevanti, insomma, anzi centrali più che rilevanti, ancora di più. Sì. Molta gente ha perso il posto di lavoro, si è toccato in questi mesi dover aiutare appunto queste persone e le posso assicurare che anche se noi abbiamo un approccio professionale, siamo sempre degli esseri umani e quindi ci rendiamo conto veramente della situazione critica che sta attraversando il nostro paese, l'intero globo. Questo rapportato al lavoro è sempre un passo difficile da tenere, perché i sentimenti sono anche importanti all'interno di questa professione. Soprattutto per chi si appresta a tracciare proprio la materia del diritto del lavoro, perché come dicevo prima si tratta di un bene vita, senza il lavoro non c'è l'essere umano nella sua dimensione anche comunitaria e quindi essendo un bene vita a noi tocca questo importantissimo e delicatissimo compito, ci sentiamo giornalmente responsabili
di questa situazione, quindi della vita altrui. Certo, beh, insomma, io vi saluto con una parola che può essere un augurio, insomma, e anche un buon auspicio, visto che si parla anche tanto di sinergia. Di fronte a me o voi in quattro, un bel team, insomma, emerge proprio questa unità, e in questo contesto, torno a ripetere, è ancora più importante. Quindi complimenti per questo premio e insomma, al prossimo, questo è quello che mi sento di dire. Va grazie. Bene, io vi saluto ancora tutte, l'avvocato Angela Maria Fasano, l'avvocato Stefania grazie. Fasano, l'avvocato Valentina D'Aleo e l'avvocato Floriana Giocondo. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie.